Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto nel mese di aprile. Ho praticamente preso quasi tutto su Vinted e ho preso dei libri che erano nella mia wishlist da tantissimo tempo, quindi sono stata molto molto felice di averli acquistati. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina, lasciare un like, un commento, perché in questo modo mi aiutate a crescere e mi supportate. Altra cosa, giù nell'info box troverete i link di tutti i libri che vi mostro, sono link affiliati ad Amazon. Questo vuol dire che in caso di un vostro acquisto tramite uno di questi link, per voi non ci sarà nessun sovrapprezzo, ma io riceverò una piccola, piccolissima percentuale che mi aiuterà a sostenere il canale. Detto questo, parto con dei libri, con quattro libri che ho preso tutti insieme, li ho pagati pochissimo ed erano dei libri che io volevo da tanto, veramente tanto. Allora, intanto partiamo con un libro che io in realtà ho già letto, che volevo in cartaceo perché io l'avevo letto in ebook, ma non avevo voglia di spendere 20 euro perché l'avevo già letto e quindi insomma, mi dava un po' fastidio. L'ho trovato su Vinted, è nuovo e sto parlando di Cemetery Boys. Questo qua è un libro fantasy con un protagonista che è trans ed è magnifico, è uno young adult che a me è piaciuto tantissimo. Qua c'è molto della cultura messicana, è veramente molto bello. Se non l'avete letto e leggete comunque libri young adult, io questo ve lo consiglio perché a me è piaciuto tantissimo. Poi ho preso Everlost, che è di Neil Schusterman, il primo di una trilogia distopica per ragazzi. Questo lo volevo da tanto. Non si trovano più, non si trova più questa trilogia, si trovano solamente i primi due libri all'usato, comunque su Vinted se ne trovano parecchi. Il terzo no, ma ho voluto prenderlo lo stesso, intanto perché ho preso tutti questi libri insieme, li ho pagati 20 euro, quindi mi conveniva. E poi ero molto curiosa, quindi ho voluto prenderlo lo stesso. Poi ho preso un libro che anche questo volevo da tanto ed è Uncino. È edito Virgin Books e praticamente non è proprio un retelling, ma è la storia di Capitan Uncino. Infatti qua sotto c'è scritto E se il cattivo. Mi ispira molto, è il primo di una trilogia. Ovviamente ogni libro è a sé e ha un protagonista diverso. I libri di questa casa editrice di Virgin Book mi piacciono molto perché sono molto curati anche all'interno. Hanno delle illustrazioni, insomma, le pagine sono molto molto curate. Copertina molto bella, soft touch, non vedo l'ora di leggerlo. Ho preso poi questo, non vi leggo il titolo perché lo sbaglio di sicuro, comunque di Sandy Giannotti. Questo è il primo libro delle creature del crepuscolo. Di questo io ne ho sentito parlare molto bene su Instagram, lo puntavo da un po' e ho voluto prenderlo. Anche qua un'edizione ben curata. Per quanto riguarda la parte estetica, i capitoli iniziano in questo modo. È un bel librone con tante pagine perché sono tipo 400, quasi 500 pagine, che non vedo l'ora di leggerlo. Ne ho sentito parlare molto molto bene e quindi lo leggerò molto presto. Su Vinted da un'altra venditrice ho acquistato altri due libri che volevo da tantissimo. Il costo di copertina sarebbe intorno alle 13 euro l'una e l'ho preso. E l'ho presi entrambi a 2 euro insieme, quindi 1 euro l'uno. Sto parlando di Diana Sand e la scuola di magia, il libro 1 e il libro 2. Ovviamente sono due libri per ragazzi, però io ero molto tentata da questi libri, devo essere sincera. Mi piacciono i libri per ragazzi, mi piacciono i libri che parlano di magia e quindi non potevo assolutamente non leggerli. Poi trovati oltretutto anche su Vinted a questo prezzo, non me li sono fatti scappare. Altri acquisti su Vinted, ovviamente vi lascio anche il link del mio Vinted giù nell'info box se siete interessati. Io su Vinted ho fatto tantissimi tantissimi affari.
affari. Ultimo affare che ho fatto questo mese si tratta di un fumetto. Io volevo tantissimo leggere i fumetti di The Walking Dead perché a me piace molto la serie televisiva e quindi volevo leggere i fumetti. Ma io non sempre riesco ad apprezzare i fumetti e quindi volevo leggere le raccolte dei fumetti che però costano 20 euro l'uno e quindi non ero molto sicura. Su Vinted ho trovato la prima raccolta e un fumettino extra a 5 euro, quindi li ho presi e ho preso appunto la raccolta numero 1 di The Walking Dead, edito Saldo Press. All'interno mi sembra ci siano i primi 4 o 5 fumetti della serie, e poi insieme c'era anche lo speciale su Negan, che comunque è un personaggio che io, almeno per quanto riguarda la serie televisiva, ho apprezzato tantissimo, quindi ho voluto prenderlo. Tutti i libri che ho preso su Vinted devo dire che sono pari al nuovo, quindi ho fatto i super affaroni. Un acquisto che ho fatto invece in libreria è Ritorno a Christmasland, è un thriller edito Sperling e Kapfer, dove io ho visto su Prime Video la serie TV, che mi era piaciuta anche tanto, ma l'hanno interrotta, quindi visto che volevo sapere come cavolo andava a finire questa serie, mi sono comprata il libro, perlomeno lo scopro, è un bel librone, ho letto comunque delle recensioni abbastanza positive su questo libro, ma anche se fossero state negative l'avrei preso perché appunto oramai volevo vedere come andava a finire. Vi ripeto, la serie è molto carina, peccato che è andata così, quindi speriamo magari il libro mi soddisfi. Ultimi due acquisti sono quelli dei libri presi in edicola. Nella serie di RBA Storie Meravigliose ho preso La vita e le avventure di Babbo Natale. È un libricino piccolino, molto carino, come sempre. Sono delle edizioni ben curate, con all'interno anche le illustrazioni. E poi ho preso La principessa e Curdi, che questo sinceramente l'ho preso un po' a scatola chiusa, comunque il libro è questo qua, sono edizioni molto molto carine, da vedere poi tutte insieme, sono veramente belle, vi farò poi sapere come sono. Bene, quindi questi sono stati gli acquisti che ho fatto ad aprile, fatemi sapere se avete letto qualche libro che vi ho mostrato, fatemi anche sapere se avete dei libri da consigliarmi, se avete anche voi fatto degli affari o no su Vinted. Il video finisce qua, se vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!